Ciao a tutti, siamo qui oggi con Alan, chef del ristorante al Caro Ponte. Ciao Alan. Ciao a tutti. Cosa cuciniamo oggi? Oggi cuciniamo il Devil's Kiss, ovvero gamberi con chorizo, carota nera, lime e crumble al sale Maldon. Nome curioso, perché Devil's Kiss? Come vedrai, ha dei colori un po' particolari. Perfetto, sono curioso ancora di più. Code di gambero, chorizo, carote nere, lime, crumble al sale Maldon. Primo passo è quello di avvolgere i gamberi nel chorizo. Magari guarda, puoi farli anche tu, te ne faccio vedere uno. Basta avvolgerlo. È pronto. Perfetto, molto semplice. Una piccola domanda per chi forse non conosce il chorizo. Cos'è che è esattamente? Il chorizo è un salume iberico a base di suino e paprika. Non è molto facile da trovare a Bergamo, quindi dovrebbero venire tutti al Carro Ponte. Se non l'hai mai mangiato, vuol dire che non sei mai stato al Carro Ponte di Bergamo. Esatto. Ti aspettiamo allora. Volentieri. Qual è il prossimo passo? Prossimo passo, facciamo una salsa di carota nera, quindi peliamo le carote nere, questo lo puoi fare anche tu, basta che le peli, e poi andiamo a tagliarle a pezzettini. Noi per comodità le abbiamo già pelate e le tagliamo a pezzi piccoli. Perché la carota nera? La carota nera perché la carota com'era in origine, prima che poi la selezionassero nei vari colori. Tu potresti anche usare altri tuberi o altri ortaggi a tuo piacimento. Quindi il prossimo passaggio è quello di bollire le carote? Sì, prima le tagliamo a pezzi molto piccoli e poi le andiamo a bollire per fare una salsa. Quanto tempo dovranno bollire? Ma diciamo 4-5 minuti finché sono tenere. Fino adesso abbiamo arrotolato il chorizo attorno ai gamberi, abbiamo pelato, tagliato e bollito le carote nere e le abbiamo appena finite di frullare. Adesso qual è il prossimo passo? Prendiamo la nostra salsa di carota nera, la versiamo in una ciotola e possiamo andare ad arrostire i gamberi. Per quanto tempo bisogna cuocere i gamberi? I gamberi hanno bisogno di una cottura molto delicata, quindi massimo 2 minuti, non di più. Adesso prendiamo dell'olio, mi raccomando, olio extravergine d'oliva italiano, Ovviamente. Non usiamo nient'altro. Una padella bella calda, un filo d'olio e andiamo ad arrostire i nostri gamberi. Li facciamo cuocere, come abbiamo detto, molto brevemente, un paio di minuti e intanto possiamo andare a impiattare. Ok, come impiatteremo? Prendiamo un piatto tondo, iniziamo versando 2 cucchiaiate di questa nostra crema di carota nera, la stendiamo e adesso capirai perché si chiama Devil's Kiss. Sono sempre più curioso. Prendiamo del lime, qualche goccia, hai capito perché l'abbiamo chiamato il bacio del diavolo? È letteralmente cambiato di colore. Adesso possiamo mettere i nostri gamberi arrostiti, completiamo il piatto con un crumble al sale Maldon. Il sale Maldon sono dei fiocchi di sale con un gusto molto rotondo, molto equilibrato, con cui noi abbiamo fatto un crumble. E nel caso non si dovesse avere un crumble, nel senso, come posso farlo? Diciamo che puoi usare qualsiasi cosa che sia croccante e salato. Ho capito. Bene, questo è il nostro piatto pronto, Devil's Kiss, ovvero gamberi con chorizo, carote nere, lime e crumble di sale Maldon. Buon appetito! Perché venire al Carro Ponte? Perché si può vivere un'esperienza gastronomica davvero creativa all'insegna della convivialità e del buon vino, in un ambiente elegante ma informale. Al Carro Ponte potete trovare anche altre specialità, come casoncelli alla bergamasca fatti in casa, una degustazione di 5 finger food, il piccione, petto, coscia e aletta con ocra al cocco, salsa al tamarindo e infine il polpo viola.